Noi e il nostro fardello. Noi e il nostro fardello. Il sommo filosofo Plotino, che visse nel 300 d.C., chiamava il nostro corpo fardello, e noi gli vogliamo tanto bene a questo nostro fardello, ce lo portiamo appresso dappertutto, non lo vorremmo mai abbandonare, mai, mai, mai. Lo curiamo, facciamo in modo che il nostro fardello stia bene, stia bene. E per questo ci sono anche i medici, c'è il Sistema Sanitario Nazionale. Se ci viene una qualche malattia, noi lo vogliamo curare il nostro fardello. Plotino, Enneadi, il nostro fardello. E poi Plotino, il sommo filosofo Plotino, definiva noi esseri umani latrine, latrine ambulanti. Aveva ragione. Ah, il nostro fardello. Guai, 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 guai a chi ce lo tocca, guai, guai, guai a chi ce lo tocca. Ce lo portiamo appresso sino alla morte ce lo portiamo appresso. E noi abbiamo coscienza di avere un fardello, di avere un fardello. Abbiamo coscienza. Cartesio, insomma, il filosofo Cartesio, definiva il nostro fardello res extensa, una cosa estesa, e definiva la nostra coscienza, la nostra mente, res cogitans, la cosa che pensa. E la res cogitans pensa per l'appunto che noi abbiamo questo fardello, res extensa, e questa res publica, res extensa, veniva per l'appunto definita dal sommo Plotino fardello, un fardello, una cosa che pesa. Una cosa che pesa, che sta attaccata a noi e noi ce la portiamo sempre appresso. E ci sono i medici, gli ospedali che curano il nostro fardello. Anzi, i medici e gli infermieri, che Dio li benedica, vivono grazie ai dolori del nostro fardello, alle malattie. Quante sono le malattie di cui si ammala il nostro fardello? Fardello, res extensa. Beh, ci sono pure le malattie che riguardano la res cogitans, la mente, ma anche per le malattie che riguardano la mente, res cogitans, ci sono altri medici che si chiamano psichiatri. Va bene, cari amici, io qua mi fermo, e siccome sono una res cogitans, cioè una cosa che pensa, vi mostro qua la mia ultima opera, La stirpe del serpente, che vola nelle librerie e presto entrerà nelle classifiche delle vendite. Ok, cari amici, il nostro fardello, che Dio lo benedica. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.